Il nuovo accordo di programma sottoscritto dall'amministrazione comunale di Pistoia con Regione Toscana e ASL sulla riqualificazione dell'area ex ospedale del Ceppo e delle Ville Sbertoli al vaglio del Consiglio Comunale. Un accordo che ha modificato profondamente i due precedentemente siglati nel 2015 e nel 2017, quest'ultimo nel quadro di Pistoia Capitale Italiana della Cultura in riferimento alle Ville Sbertoli. Sostanzialmente, per accelerare la realizzazione dei servizi sociosanitari all'interno della città e a favore della nostra comunità, noi accettiamo l'idea che la ASL ci ha proposto di trasferire la Casa della Salute dal padiglione ex Nuove Degenze, quello che si vede dal Viale Matteotti, al padiglione Cassa di Risparmio, quello invece più vicino a Piazza Giovanni XXIII e connesso con la parte storico-monumentale. In questo senso la ASL ci dice che saranno realizzati maggiori servizi, cioè più quantità ma anche qualità, attraverso un'integrazione più funzionale dei servizi medesimi, che saranno messi in relazione anche con gli uffici. Per questo il Comune di Pistoia rinuncia ad acquisire il padiglione Cassa di Risparmio, ma l'ASL si impegna a demolire il padiglione ex Nuove Degenze, su cui poi insieme alla città rifletteremo su quali possano essere le possibili destinazioni, anche attraverso un ridisegno dell'attuale piano particolareggiato. Per le Ville Sbertoli invece, anziché promettere questa o quella funzione o destinazione, l'amministrazione comunale ha fatto un ragionamento più chiaro, dicendo alla Regione e alla ASL: se ci portano investitori che sono in grado di dimostrare attraverso un unico lotto di progettazione, garantendo il recupero degli immobili storici e l'utilizzo pubblico del parco, sono circa 5 ettari, noi siamo disponibili a costruire anche qui insieme alla città, quindi in perfetta trasparenza, una variante che possa valorizzare tutta l'area delle Ville Sbertoli, che ormai da decenni è in stato di abbandono. Pertanto noi contiamo di accelerare la realizzazione dei servizi sociosanitari all'interno dell'area del Ceppo e in più naturalmente liberando il Comune da un onere che era quello relativo all'obbligo assunto di realizzare le opere di urbanizzazione all'interno dell'area del Ceppo, per il quale a fronte di 16 milioni erano stati recepiti soltanto 6 milioni di finanziamento, il che voleva dire un ulteriore sborso da parte dell'amministrazione di circa 10 milioni e con i tempi che corrono e con il nostro bilancio questo avrebbe sacrificato tutto il resto del territorio comunale. Risposta.